arrivando al gran finale, però non possiamo non ringraziare un'azienda. Guardate, per riuscire a fare una serata come questa, organizzata bene, con così tante persone, in un teatro così importante, non si può ormai non avere uno sponsor. Io ce l'ho, voglio presentarvelo direttamente, mi fa veramente piacere. Amici del Teatro Concordia di Venaria, vi chiedo un grande applauso per il signor Danny Palumbo della Ninfo Point. Grazie. La ringrazio anche a nome dell'azienda, soprattutto è un piacere essere qua questa sera. Bene, molto bene, ci fa piacere. Allora, intanto, se vogliamo spiegare esattamente che cos'è la Ninfo Point, che magari non tutti conoscono questa azienda. Cos'è Ninfo? È il piacere a portata di click. Sì. Noi siamo un grande portale, da noi trovate di tutto, soprattutto migliaia di film per famiglie. Ecco, questo ci interessa molto, perché abbiamo un pubblico prevalentemente di famiglie, quindi una cosa per famiglie va proprio bene. Tantissime novità. È in uscita un film che io vorrei consigliare, sì, che va a parlare del lato umano delle forze dell'ordine. Bello, questo è bello. Segnatevi il titolo. Segnatelo, signori. La vigilessa di Piazza Isabella prende la targa e non solo quella. Pensate. Scusi, non ho capito, sì. Che film è questo qua? Che sono film per famiglie, ma abbiamo anche film per la coppia, ad esempio. Sì, ecco, per la coppia. Film, parliamo di film della coppia. Ecco, quando la coppia deve andare in vacanza, sì, lei mi insegna che poi si litiga. Sì. L'uomo è pigro, abitudinario, andrebbe sempre nello stesso posto in vacanza. La donna ogni anno vuole le mete più esotiche. Certo. C'è un film che parla proprio di questo fenomeno. Ecco, segnatevelo. Segnatevi il titolo. Vorresti andare a Sharm a prendere il corallo, perché non vieni a Foggia e prendi il mio tarallo? Ma che cacchio di film è questo? Ma scusi! Sono film. Abbiamo detto film, un settore per famiglie, che certo. Film è? Film per la famiglia. Ma ora, famiglia di chi? Quando la famiglia magari si ritrova, vuole vedere tutti insieme un film, devi accontentare tutti. Certo. Magari c'è quello appassionato di enigmistica, certo, di indovinelli. Può essere. C'è un film che parla di questo, segnatevi il titolo. Sì. Sali in macchina con me, c'è una cosa calda e dritta, indovina che cos'è escludendo la marmitta. No, allora... Ma non ridete anche voi, cosa ridete? Allora, mi ascolti bene, sì. Eravamo d'accordo, ho detto il settore per famiglie, un pubblico di famiglie, cioè lei mi vuol dire che viene qua e praticamente lei vende film porno. No, io questo non glielo... Secondo lei vengo qui, metto la mia faccia per un'azienda leader e vendo film porno. Sì. E non solo ma perché... Ma come non solo? Non abbiamo solo film, è importante questo. Ah, ecco. Ora, io ho visto dei ragazzi in sala. Sì. Magari qualcuno ha avuto un problema a scuola e ha perso un anno di scuola. Può essere. Può succedere. Sì, certo. Abbiamo una scuola di recupero anni. Ah, questo è importante. Con una sede in ogni città. Caspita. Cercate nella vostra città, sì, il nostro centro sta CEPU. No, non faccia gesti. Che gesto è questo? È per aiutare chi ha avuto qualche però problema. Andate nella città e cercate il centro sta CEPU. E non faccia il gesto. E devo indicare il ma CEPU. Non, ma quale CEPU? In tutti i centri, diciamo. Non sarete mai da soli per lo studio? Sì. Ci sarà un tutor. Ah, questo è importante. Tutor ti aiuta? Sì. Ti sostiene? Sì. Ti sta dietro il tutor? E il tutor vi inculcherà cultura finché sarete voi a dire basta. Cultura, che certo può dare arrossamento. Ma che arrossamento? No. Allora mi ascolti, io ho già capito. Allora mi ascolti, lei è un porco. E non solo, davvero. è importante perché la nostra azienda è così famosa perché? Perché ci lavora, penso, il più grande degli attori italiani. Io non so mai, quando lo devo presentare, non so mai come descriverlo. Un attore, diciamo, con una grande propensione al teatro, sì, potremmo dire. Sì, non faccia gesti, che abbiamo un pubblico di persone rispettabili. Un attore sempre un passo avanti agli altri, diciamo. Ti un attore di spessore, ma basta! Dire. Sto parlando del grande Sergio Ricotta. Ma che cazzo è Sergio Ricotta? No. Scusi, che non lo conosce nessuno. Allora, per i pochi che non conoscono Sergio Ricotta, siete fortunati. Perché esce in questi giorni la biografia di Sergio. Ah. Segnatevi il titolo, che è emblematico. 39 non di piede. Che davvero... Vi dà il senso proprio del personaggio. Sì, per cortesia. Sì, è importante. Allora, nel libro trovate tutta la storia di Sergio. Certo. Sergio è nato in campagna. Ah. Da piccolo dava una mano ai genitori in campagna. Cosa faceva? L'aratro. No, dava che una aratro, mano, per favore. Poi si è trasferito in, sì, città, dove in un magazzino per anni ha fatto il muletto. No, è una vita tra... Ma attenzione, la cosa che non tutti sanno, sì, è che Sergio si è arruolato giovanissimo. Ah. Pensate che a soli 20 anni Sergio è entrato in Marina...
e Marina ancora oggi ringrazia. No, allora... Pensate, a distanza anche. No, quel che è giusto è giusto. No, quel che è giusto glielo dico io. Sì. Lei è un maiale. E non solo. A parte il fatto che il libro l'ho scritto anch'io, non è che ci vuole Sergio Ricotta per scrivere il libro. Lo sapevo. Si è risentito perché abbiamo promosso il libro di... Allora, facciamo così, facciamo l'annuncio. Comprate la biografia di Sergio, 39 anni di piede, sì. Comprate anche il libro del signor Perrone, 6 e non al Super Enalotto. No, vada avanti, che non si intitola così, vada avanti. Ora, parlavo di Sergio, qualcuno se lo ricorderà magari nelle prime apparizioni televisive nei Promessi Sposi. Ecco, cosa faceva? Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno. Sì, si è fermo, non lo faccia volgere troppo. Ecco, allora, quanti film ha fatti Sergio è difficile da dire. Elencarvi tutti i film di Sergio sarebbe davvero... Ma ne facciamo a meno, guarda. Ma nelle vostre case chi non ha capolavori come Santo Cielo Sergio, ma è tutta roba tua? Ma che cazzo di film? Ma scusa, non esistono. Altro che Mandingo, io con Sergio ho fatto bingo. Ascolti, per cortesia. Sono tantissimi, davvero. Sergio, dimmi la verità, in quanti siete lì dietro? Ma che, perché, no, ma che film è? Sono film davvero che io... Io consiglio sempre, Sergio, fammi scendere che soffro di vertigini. Ascolti, perché allora, a qualcuno può succedere. Lei è un pervertito. E non solo. Non solo, perché davvero c'è un film che io consiglio sempre. Sì. Sergio, per carità, fai piano così mi spezzi il cuore. Perché sono tantissimi. Guardi, ce n'è uno di film, ce l'ho sulla punta della lingua. Vabbè, adesso se non se lo ricorda adesso non è un problema. Non è così il titolo, ce l'ho sulla punta della lingua. Ah, si intitola così il film! È stato un grandissimo successo. Lei è un porco! E non solo. Vabbè. E non solo, davvero, perché Sergio ha lavorato tanto in Italia. A un certo punto l'Italia non gli bastava più. E cosa, cosa ha dovuto fare Sergio? Ha sfondato le barriere. Sì, e stia fermo con sta mano però. Ha dovuto sfondare le barriere. E va, che gliela taglio! Pensate che Sergio è appena tornato dalla Turchia, dove ha finito di girare... Ankara. Film di spessore, davvero. Ma siamo stati dappertutto, in Russia non le dico il successo. Di quell'uomo col colbacco mi è rimasto impresso il pacco. Signori, stiamo parlando... Però anche voi non ridete di ogni cagata che dice questo. Scusi, ma mi ha mandato uno che... No, voglio dire, se stiamo parlando di un artista internazionale in Cina, campione di incassi, non si finisce mai di impalare. Ma che... Che è stato davvero... Lei è un pervertito. E non solo. Ci puoi capire. Ma io vorrei parlare questa sera di una delle grandi passioni degli italiani. Ecco. Lei mi insegna, l'italiano, quando è da solo nella sua camera, cosa fa? Solitamente scrive. Sì, è c'è vero, questa molti, passione per gli italiani. Quindi, sì, dentro ognuno di noi c'è un poeta. È vero. Quante volte l'abbiamo... È vero. Lei l'ha avuto un poeta dentro? Io chiedo, in che senso, scusi, non ho capito. No, magari l'ha avuto ma non sapeva che era un poeta. No, io non ho avuto nessuno dentro. Le prossime volte, se sente il poeta, se fa dei versi, è un poeta. Ma che versi? No, io non c'ho nessuno. Ma figurati se faccio entrare il poeta. Perché se amate la poesia, noi abbiamo in uscita il nostro corso Non Solo Verga. No, che ascolti, per cortesia. Allora, ma cos'è Non Solo Verga? Parla di poesia italiana, ma io più che altro questa sera si avvicina il Natale. Mi faccia dare un consiglio alle signore presenti in sala. Sì, ho paura, perché... Prego. Arriva il cenone di Natale, non si sa mai cosa cucinare. Sì. Abbiamo un video ricettario con tante piccole ricette per il cenone di Natale. Segnatevi il titolo: al pandoro, al panettone, preferisco il tuo torrone. Ascolti. Che veramente è... Allora, guardi, lei è un maiale. E non solo. Guardi, una cosa, io consiglio davvero il libro di Sergio, anche perché mi faccia spendere una parola. Noi abbiamo parlato del Sergio Ricotta artista, poi c'è il Sergio Ricotta uomo, ecco, che le assicuro è un inguaribile romantico. Sì. Pensi, nel libro c'è un episodio, un giorno Sergio era con la sua fidanzata, era in un momento classico tra fidanzati. Lui a un certo punto si è bloccato di colpo perché ha sentito l'esigenza di doverle dire: amore, volevo dirti che con te è sempre meraviglioso. Questo è bello. Senti questo che parole. Questo è bello, ma una donna... Ecco, la ragazza cosa ha risposto? Sergio, stavo per dirlo io, ma me l'hai tolto di bocca. Vada via! Vada fuori! Fuori di qua!